il fatto di utilizzare fisicamente proprio la natura nel mio lavoro ha avuto un inizio che è stato, vivevo in questa casa nel bosco, lavorando in camera oscura e lavorando con gli oggetti, la cosa più naturale del mondo è stata farsi un giro nel bosco, prendere quello che capitava sotto tiro, cioè ovviamente attirava la mia attenzione, le cose belle che vedevo, e poi portarle in camera oscura. Di lì è nato più o meno tutto, di appoggiarle sulla carta fotosensibile, vedere le meraviglie che uscivano fuori. Io ero spettatrice, mi sentivo più che attrice di tutta questa cosa, perché l'unica cosa che facevo era scegliere, sì, certamente, raccogliere e poi posizionare sulla carta, dopodiché tutto il resto appunto lo faceva la pianta di per sé e la magia della fotografia, che sono le due componenti del mio lavoro. E io sono un po' un intermediario, mi sento un po' un intermediario, ecco, non invento nulla, prendo e il resto salta fuori. Di solito non cerco di rappresentare esattamente quello che vedo, compongo, e mi piace proprio dare questa sensazione di prato, o sottobosco, comunque di una natura che noi non vediamo subito, perché tu non ti accorgi di una coccinella o di una piccola ape che va in giro ad impollinare i fiori, se non stai appunto un attimo, se non ti prendi il momento per osservare. E quindi l'idea di riuscire a ricreare questo spaccato di vita da insetto, mi piace molto. L'elemento umano, quando è nelle mie opere, è proprio perché per me è fondamentale questo rapporto tra me, che sono il primo essere umano che conosco, e la natura, per cui c'è questa componente umana che è piccola piccola nelle mie opere perché effettivamente secondo me l'umano è piccolo piccolo nei confronti della natura. È un po' una visione utopica di quello che dovrebbe essere. Nel mio ideale di vita ci sarebbe proprio un rapporto paritario di essere in sintonia con quello che ci circonda.